Criptoguerra Italia contro il resto del mondo. Che cosa sta accadendo in questo momento sul palcoscenico internazionale? C'è una vera e propria guerra in termini di cripto, lo vedremo al di là della sigla, dove appunto l'Italia da una parte e pochi altri paesi dell'Occidente industrializzato stanno cercando di combattere una guerra, secondo me, senza possibilità di vittoria contro un numero corposo di paesi dove invece l'approccio alle cripto è tutt'altro che aggressivo. Di che cosa si tratta, da quanto tempo dura questa guerra, quando finirà e chi la vincerà, lo vediamo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatella, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Nel frattempo ti chiedo la cortesia di mettere un like e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, con la possibilità di disiscriverti o mettermi una like alla fine del contenuto se non avrò soddisfatto le aspettative che avevi in testa. Eccoci qui, partiamo immediatamente. C'è una guerra lì fuori, una guerra a tutti gli effetti, che ci sia una guerra fiscale l'abbiamo sempre saputo, l'ho sempre professato all'interno dei miei social, del mio canale YouTube, dei miei social in generale. C'è una guerra fiscale, vuol dire che tutti i paesi cercano sempre di attirare risorse dall'esterno all'interno della propria giurisdizione, nonostante l'Europa, nonostante gli organismi sovraordinati per il controllo, diciamo, per mantenere l'equità e garantire la concorrenza nel mercato, perlomeno in quello europeo. In realtà questa è una guerra sotterranea che dura dalla notte ai tempi e che non finirà mai, quindi ognuno cerca sempre di tirare acqua al suo mulino. Vediamo quello che succede nell'est Europa con la Polonia e con l'Ungheria, anche in ambiti diversi da quello fiscale. Insomma, evidentemente l'Unione non vanno, i paesi dell'Unione non vanno d'accordo tra di loro, perlomeno diciamo a livello non superficiale. Questa cosa si applica anche alle criptovalute. Non è un caso che paesi fortemente occidentalizzati, come industrializzati, come l'Italia, come la Francia, come la Spagna, a determinate condizioni come la Germania, applichino una tassazione sconsiderata alle plus da cripto, che secondo me non ha nessun tipo di senso nel terzo millennio, mentre altri paesi che invece non hanno, evidentemente non godono del medesimo sviluppo industriale, quindi sono un po' più arretrati, cercano di evidentemente attirare risorse anche avendo un approccio più friendly alle criptovalute. Ma che cos'è un paese cripto friendly? Quali sono i vantaggi che possiamo derivare dal vivere, dal trasferirci in un paese cripto friendly? Ebbene, sicuramente in automatico, trasferendoci in uno di questi paesi che vedremo tra un secondo, possiamo aumentare a dismisura il nostro livello di libertà personale, finanziaria e fiscale. E sì, perché se riusciamo a trasferirci, o se ci interessa per motivi anche evidentemente personali, non solo fiscali, trasferirci in uno di questi paesi, potremo ottenere un alleggerimento della pressione sulle nostre spalle sotto il punto di vista del controllo in generale. Controllo in generale vuol dire, al di là dei complottismi che non mi interessano, vuol dire non avere la necessità di compilare per esempio una dichiarazione di redditi, vuol dire non avere la necessità di andare a fare complessi calcoli, andare a ricostruire dal 2012 ad oggi che cosa ho fatto all'interno dei miei wallet, dei miei exchange, e soprattutto questo mi dà la possibilità quindi di avere più tempo per me, di essere più tranquillo e soprattutto di approcciare anche gli investimenti in maniera più serena, perché se so che sul milione della mia plusvalenza non ci perdo un appartamento al centro di Milano, evidentemente con meno paura approccerò l'investimento finanziario in generale. In questo caso parliamo di investimento in criptovalute. Quindi un paese cripto friendly è un paese che è lì, ci accoglie a braccia aperte e ci dice: investi in cripto, non mi interessa, perché tanto io so che stai contribuendo in ogni caso le casse del mio stato, perché se qui pagherai un fitto, andrai al ristorante, farai la spesa, l'IVA in qualche maniera me la verserai. Dopodiché è chiaro che se io mi trovo bene in un paese e comincio a costruire, a rideterminare il centro dei miei interessi vitali all'interno di questo paese, un pezzo tira l'altro e quindi magari un giorno avrò una famiglia, dei figli, eccetera eccetera. Non voglio correre troppo, so che tendenzialmente la maggior parte degli investitori non sono sposati, quindi probabilmente non sto parlando a te, ma questo vuol dire che lo stato crypto friendly ha un atteggiamento lungimirante, non vuole i tuoi soldi subito, ne vuole un pezzettino alla volta nel corso della tua vita utile, perché se avrà dei figli li manderai a scuola, eccetera eccetera eccetera. Ok,
Quindi vivere in un paese crypto friendly significa meno pressione sulle spalle, maggiore libertà di investimento senza paura di finire in galera perché magari ho sbagliato una dichiarazione e lo Stato mi dice che ho evaso quando io neanche mi ero accorto del problema. Perché non è semplice ricostruire i flussi, quindi non è colpa di nessuno. L'atteggiamento aggressivo dell'agenzia delle entrate qui dovrebbe essere quantomeno più ragionevole, ma non lo è. E andiamo a fare allora velocemente il giro del mondo. In Europa, quali sono i paesi? L'ho già detto, ma lo ripeto perché ripetita iuvant all'interno dell'Unione Europea. Io vorrei guardare al Portogallo e un ordine di attenzione senza nessuna preferenza personale. In ciascuno di questi paesi che adesso ti citerò, a prescindere dalla tua preferenza anche personale, a determinate condizioni è possibile ottenere un'esenzione sulle plus da cripto. Quindi non ci sono tasse, evidentemente. Non dedurrò dei minus, però quantomeno non tasserò le plus, ok? Quindi se ho delle forti minus probabilmente mi conviene restare in Italia, se invece ho delle plus da realizzare mi conviene guardarmi intorno. E allora guardiamo il Portogallo, che cosa fa? Fino ad oggi nel 2021 ha un atteggiamento estremamente crypto friendly, aspettiamo la finanziaria del 2022, ma le cose non dovrebbero cambiare, quindi è possibile ottenere anche qui un'esenzione sulla tassazione in cripto. La differenza qui è tra trader professionista e trader amatoriale, però c'è ancora una grossa finestra dal mio punto di vista nel 2021, speriamo anche nel 2022. Abbiamo la Svizzera, vicinissima a noi, che applica lo stesso tipo di discrimen tra investitore amatoriale e investitore professionista. Quando è che si diventa professionista? La legge non ce lo dice, però tendenzialmente con grano salis non è un consiglio, è soltanto un general advertising, quindi poi non chiamatemi quando arriva l'agenzia delle entrate, perché io non me ne prendo la responsabilità, a meno che non siete i miei clienti. La differenza potrebbe essere magari che il professionista gestisce investimenti anche per conto di terzi, mentre l'amatore no, nella maniera più assoluta. Okay? Quindi la Svizzera anche ha una grossa apertura in questo senso, ma è necessario prendere poi una residenza fiscale e il permesso di soggiorno all'interno della Svizzera è un po' più complicato, quindi richiede, comunque potrebbe richiedere anche un tax ruling con l'agenzia delle entrate. Queste cose l'agenzia di entrate locale, quindi tax authorities locali, quindi del cantone dove vogliamo trasferire la nostra residenza fiscale, facciamo attenzione che queste cose, soprattutto in Svizzera, hanno un costo, mentre trasferirsi in un paese dell'Unione Europea basta una carta d'identità valida per l'espatrio, quindi è tutto molto più semplice. La Svizzera evidentemente ha la comodità di essere però molto più vicina di altri paesi. E questo ci porta al punto numero 3 della nostra classifica, che è l'Olanda. L'Olanda è particolarmente interessante, della mia classifica personale, ripeto, l'Olanda è particolarmente interessante, perché in realtà ha un atteggiamento di apertura mentale, di apertura legale, soprattutto nei confronti poi degli investimenti in generale, cioè le cripto in questo momento, perché non c'è una regolamentazione, sono assimilate agli altre tipologie di investimento e a determinate condizioni è possibile ottenere un'esenzione totale da investimenti finanziari in Olanda. La stessa regola si applica in Belgio. E secondo me queste sono regole, diciamo, non scritte in qualche modo, che però rimarranno ancora nei prossimi 2, 3, 4 anni, cose che invece non vedo succedere in Portogallo. Mi sbaglierò, non sono Stradamus, però diciamo che il nord Europa sicuramente ha una certezza del diritto maggiore. Prendiamo in considerazione anche il fatto che sono paesi estremamente ricchi, con una grossa stabilità economica, politica, sociale, con un livello di istruzione altissimo e anche con un costo della vita però leggermente più alto rispetto a paesi come Malta o come il Portogallo. Malta è un altro paese della nostra classifica che non prevede tassazione da cripto, è stato il primo a cercare di regolamentare in qualche modo le cripto, ma è stato anche quello più abusato. Se pensiamo che la maggior parte delle ICO, che poi non erano altro che Ponzi nel corso del tempo tra il 2017 e il 2018, quando si sono scatenati, non so quante me ne sono passate sulla scrivania, troppe, non ne ho fatta neanche una, attenzione, le ho assolutamente depennate, ma sono partite tutte quante da Malta, quindi è stata quella che per prima ha cercato di regolamentare un attimino la materia. È ancora valida comunque sotto questo punto di vista se ci interessano le cripto, così come valida Cipro, anche se la regolamentazione sta per cambiare, quindi facciamo attenzione, Cipro le cose potrebbero cambiare dal prossimo gennaio. Oggi che stiamo registrando siamo a fine ottobre 2021. Altri paesi in Europa in questo momento, vi dico la verità, non mi vengono in mente. Ho fatto il giro del mondo, probabilmente sì. La Germania è anche un paese interessante, ma è un po' più complicato, ci sono delle technicalities che non rendono immediata l'applicazione dell'esenzione, devo detenere la plusvalenza perlomeno per 12 mesi prima di ottenere la detassazione, poi devo essere da prima residente fiscale tedesco e ci vogliono perlomeno 6 mesi da quando ho messo piede all'interno del confine
Alemagno, quindi la situazione è lievemente più complicata che negli altri paesi dove invece è un attimino più lineare. Questo chiaramente, per concludere poi il discorso che abbiamo fatto all'inizio, è una vera e propria guerra in termini di risorse. Ognuno fa un po' quello che gli pare, nella totale deregolamentazione, assenza anche di un'indicazione da parte della Commissione Europea, del legislatore europeo, in questo momento è terra di nessuno. Ma, e questa forse è l'informazione più importante del video, ve la do alla fine, ma tant'è, la situazione è destinata a cambiare. Come sempre, il vuoto normativo verrà riempito e quindi il tempo stringe. Per cui se state pensando di, se state aspettando dicembre, marzo per fare le vostre plus, diciamo, è arrivato il caso di trasferirsi. Se avete oggetti, se invece avete ad oggetto un investimento, avete in testa la possibilità di investimenti a lunghissimo termine, 10-20 anni, quel che lei anche noti, allora lì lavorerei più in ottica successoria, mi preoccuperei più di, no, che cosa farò con questi soldi poi dopo per eventualmente passarli ai miei eredi. E quindi in quell'ottica, siccome non possiamo anticipare le legislature fiscali tra 20 anni, ma è senz'altro possibile lavorare in tema di pianificazione e protezione patrimoniale. Io sono Luca Tagliatela, con questo ho finito, mi auguro che il video ti sia piaciuto, non levare like anche se non ti è piaciuto il video, per carità di Dio ce l'ho messa tutta, rimani sintonizzato sui nostri canali, noi ci vediamo prestissimo, come sai, all'interno di Tax Planning Internazionale. Buon proseguimento.